ritardo perché qualche minuto fa qui siamo piombati nel buio più totale. C'era grande panico, le ragazze sono corse ad accendere le candeline della torta ma non bastavano. E poi invece i meravigliosi tecnici di questo studio hanno fatto il miracolo. Grazie! Grazie allo studio! C'è di nuovo la luce, c'è di nuovo il pubblico che ci guarda. Allora, questa sera festeggiamo 30 anni di una carriera per la quale c'è un solo aggettivo: eccezionale. Ed eccezionale è anche l'amico che questa sera mi ha aiutato a organizzare la festa, Luciano Rispoli. Grazie. No. Ti ringrazio molto. Molte grazie. Eccezionale è senza dubbio il personaggio che ospiterai questa sera, no? Io no. Secondo te in che direzione ci dobbiamo muovere, Luciano? Beh, a me pare che tu debba chiedere subito l'aiuto degli amici dell'Arciliuto che ci daranno delle indicazioni precise. Ma sai tutto allora di questa trasmissione. Come no. Tu lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uva, un pane che danno vino, quanta abbondanza c'è. Appresso poi c'è Genzano, col pittore Squalbano, Ari c'è sempre lì. Cita i castelli romani. I castelli romani, tante località dei castelli romani. Cosa c'è, vuol dire secondo te? Per me vuol dire che il tuo ospite, il personaggio che festeggiamo questa sera, ha qualcosa a che vedere con i castelli. Con uno in particolare, di cui però non vorrei dirti io. A chi chiediamo lumi? Cosa ne dici? A Stelvio Cipriani? Stelvio Cipriani, benvenuto. Grazie. Un musicista fantastico che ci ha regalato tra l'altro la colonna sonora di Anonimo Veneziano. Allora Stelvio, forse è nato o nata in uno dei castelli romani? Ma secondo me il personaggio ha avuto due nascite, una naturalmente è materna, la mamma naturalmente l'ha concepita, e l'altra nascita di carattere artistico nasce appunto in questa località. Già l'introduzione musicale ci ha portato in quella zona, così un po' a Riccina. Ariccia, che brava che sono, indovinate, è di Ariccia. Ma allora questa sarebbe la nascita artistica, perciò io chiederei ad un artista, Cristiano Malgioglio, chi può essere, eccolo qua, chi può essere nato ad Ariccia? Ma io qui ad Ariccia sono nati molti artisti, in modo particolare la festa degli sconosciuti, il famoso festival. E credo che in questo festival è nata una grandissima cantante. Allora è una cantante? Beh, è una cantante, ormai mi pare che ci siano tutti gli elementi. È una cantante, è nata al festival di Ariccia. A questo punto prima basta, mi pare, aggiungere qualcosa. Bisognerebbe vedere chi è, ma, e insomma, da uno che la conosce benissimo. Serenata, con un lievo se si può cantare. La sussurrerà. Ma ti dirò, per me è un personaggio ad un tempo piccolo e grande, ha un cuore grande come una casa, potrei aggiungere che è una sfegatata tifosa della Juventus di cui non perde neanche una partita di pallone, e poi guarda, io ti dico sinceramente, per me come lei non c'è nessuna problema. L'ha detta tutta. Come lei non c'è come nessuna. Come lei non c'è nessuna. La partita di pallone, beh, ma più di così, ormai avete capito. Sì, ma era già. Obesità.
Grazie Maragia, tra poco! Nella memoria collettiva degli italiani, a segnare un'epoca. In più, un'attrice brillante, straordinaria in Gian Burrasca e in tanti altri spettacoli televisivi. Per tutti questi exploit, tanti auguri a Rita Pavone! Senti Rita, 30 anni sono volati, eh? Devo dire che mi pare ieri e mi sento una donna molto realizzata e molto felice in questo senso. Beh, sono felice anch'io di vederti, poi insomma noi siamo state compagne di viaggio in molte occasioni, e credo anche un pochino punto di riferimento l'una dell'altra, perlomeno tu lo sei stata per me, perché e anche tu per me. Quando hai cominciato tu eri nel pieno del successo, anche se anche tu avevi appena cominciato. E ci hanno cominciato. Anche inventato una rivalità che invece non esiste. Beh, insomma, diciamo che sei la mia rivale amatissima, si può dire? Sì, molto gentile. Stimatissima. Allora, cominciamo a sfogliare questi 30 anni dai primi passi e a scoprirti bambina con le tue lentiggini graziosissime. Eri vivace, penso, da come sei adesso, però qui hai un'aria abbastanza da santa dolce, da santa. No, ti spiego, io ero vivace, ma devi capire, c'è un antefatto. Io da bambino sono stata espulsa da scuola a 7 anni, per 2 settimane, e ne ho prese tante. Perché, ti spiego, stavo in una scuola, facevo la seconda elementare, in una scuola dove non ero amata dalla maestra, la quale usava punirmi parcheggiandomi per delle ore fuori nel corridoio. In più avevo una compagna di banco, furuncolosa, bruttina con gli occhiali, così secchiona, la classica secchiona, che aveva preso, in quel momento io avevo una fioritura di lentiggini, proprio a 7 anni è stato un miracolo, così un bocciolo, e questa aveva preso pesantemente a deridermi su queste lentiggini. Aveva trovato un verbo che non ti posso elencare perché sennò diventerei la protagonista assoluta per 2 settimane di blob, dove cantava una canzoncina di sua composizione che era la pavone tata dalle mosche, dalle mosche, dalle mosche, la pavone tata dalle mosche, trullallero, trullallà. Questo tutti i giorni durante la ricreazione. Un giorno, siccome ero stata punita con una bacchettata sulle mani dalla mia maestra per qualcosa che non avevo commesso, mi sentivo così, in fondo ingiustamente punita di una cosa, ero abbastanza incavolata col mondo intero, questa mi becca la ricreazione, insomma non so cosa sia successo, mi è partito un cazzotto in mezzo agli occhi, questi occhialini rotondi che lei portava tipo Gramsci cascano per terra, c'è una scena tipo Ridolini, gente che corre, bambini che ridono, e questa che faceva aiuto, aiuto, Boni mi sta ammazzando, aiuto, insomma... Gian Burrasca c'era già. Appunto, 2 settimane di espulsione. Mio padre mi ha fatto un fondoschiena a stelle rosse, bianche, rosse, verdi, non so, a strisce. Però quando sono tornata c'è stata tutta una situazione diversa. Era come se fossero passate parola. La piccolina è piccolina, però meno, Non era che l'inizio. Non era che l'inizio. No, in realtà sono una dolce io. Ti vediamo adesso qui in un'altra fotografia. Questo è un debutto, non lo so se è un debutto. Già cantavi. Sei truccata da Al Jolson. Da Al Jolson, sì. Facevo l'imitazione di Al Jolson in una compagnia. Era la, come si può dire, la SIP, insomma, quella telefonica. Sì. Ed erano tutti figli di o figli oppure partecipanti di questa compagnia telefonica. Io ero l'unica fuori da questo giro e facevo l'imitazione di Al Jolson. Ah, suoni, ah, l'abbiamo mai di Rolls-Royce. Senti, i tuoi inizi sono stati abbastanza duri, perché era difficile imporre un personaggio così rivoluzionario, nuovo come eri tu. Ma era difficile imporre per il mio fisico, perché mio papà aveva capito che quello che scombussolava qualsiasi proiezione futura era il fatto che io, quando ho fatto Gian Burrasca avevo 19 anni, quando avevo 12 anni io sembrava ne avessi avuti 7.
Era un periodo in cui le donne erano abbastanza fiorenti, cioè andava di moda Brigitte Bardot col suo balconcino, io ero piallata così. E allora mia mamma cercava di così di aiutarmi in questo mio unico, diciamo, ecco, unico complesso di non avere seno, mettendomi grandi ovatta, con il risultato che avevo due seni tipo galattico, sai, sì, quelli a punta così. Non potevo mai ballare con qualcuno perché si sgonfiavano subito. Papà mi faceva fare delle fotografie da un fotografo piuttosto abile che mi così mi invecchiava leggermente. Però quando io arrivavo nei locali dove lui, papà scriveva, era un fissato, e mi prendevano così per, magari per fare delle serate, questo mi vedeva e c'era questa sigla che era un po' come per Cirico Angelini, sai che aveva quella sigla che faceva, sì, c'è una chiesetta, io avevo, ma è questa la cantante? E mi guardavano così, sì. E ogni volta devo dimostrare, guardi che io ci so fare, capito? Ma questo dove? Dove? A Torino? A Torino. A Torino. Poi invece arrivò la lettera del Festival degli Sconosciuti. Dunque, poi ho iniziato a cantare così in compagnie studentesche, a fare van spettacolo, quello duro, tre spettacoli al giorno, quattro la domenica, ma non accadeva mai nulla, cioè io mi aspettavo che arrivasse il manager, il grande Tanescafo, e dicesse, questa è la ragazza che fa per me, non accadeva mai. Con papà ce l'avamo così, dopo l'ultima delusione, avevamo deciso di non fare più niente, mio padre era proprio uno sfegatato, mio papà credeva in me come nessun'altra persona al mondo. E dicemmo, guarda, c'è un ragazzo che mi fa la corte, io ormai avevo già 16 anni, lasciamo stare, si vede che non è destino. Papà invece niente testone mandò una lettera a Teddy Reno. Io non sapevo niente, mi trovavo in vacanza. Che effetto ti ha fatto quando l'hai incontrato? La prima volta. Dire, guarda, devi sapere che io Ferruccio, non ti guardo. Io non l'ho mai amato all'epoca come cantante, perché amavo Polanka, Little Richard, quelli che erano più vicini alle generazioni. Lui era troppo confidenziale, troppo croon per me, per i miei gusti. Lascia stare. Perché la domenica mi lasci sempre sola? Partita di pallone, perché? Perché una volta non ci porti pure me? Chissà, chissà, se davvero vuoi vedere la tua squadra, o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone, perché? Perché? Se mi dici una bugia la verità, se mi dici una bugia la verità, se mi dici una bugia la verità. Perché vincendo il Festival di Ariccia, come premio c'era l'incisione. Rilasciandomi il discorso suo, quando lui lo incontrai per la prima volta, anche se non mi piaceva, come lo vidi per le scale degli studi dell'RCA, dissi, questo è l'uomo che sposo. Ah, incredibile. Io poi ho avuto delle storie d'amore, vero. Però è una cosa che ho sentito Hai dentro, sentito come fosse un messaggio. E devo dire che sono stata talmente grata a lui per essersi comportato così bene da manager con me, che ci siamo sposati, 23 anni di matrimonio. Mi darai... Un ringraziamento particolare. Loro del Reno. Luciano, all'epoca della partita di pallone, che poi fu seguita da molti altri successi, cuore, ancora più grandi. Del mattone, che mi importa del come mondo. Te non c'è nessuno, che mi importa nessuno. Del mondo. La pappa col pomodoro. Buono. Fermiamoci un attimo, poi andiamo avanti con la storia. Ecco, tu a quell'epoca eri un dirigente televisivo. Sì, io ero un dirigente della RAI. E quindi avevi il polso della situazione. Sì, mi occupavo di varietà, di spettacolo in RAI e naturalmente anche di musica leggera. Insomma, Rita era un fenomeno, come dire, incontenibile, nemmeno valutabile, perché esplose in modo straordinario, poi per l'epoca. Per esempio, per quel che riguarda i dischi stampati, non mi ricordo bene se di Cuore o del Ballo del Mattone, ma l'RCA, era l'RCA allora, sì, la tua casa discografica, fu addirittura costretta, questo è un ricordo da manager che io ho, fu addirittura costretta a contrattare con le maestranze il lavoro notturno per poter stampare le copie che il mercato richiedeva. Se non sbaglio 15, 16, forse 18 milioni di copie allora di uno dei due dischi, sì, che sono diventate 30 milioni ora. Insomma, è stato un successo, un fenomeno clamoroso. E lo testimoniano anche queste foto che vediamo di Rita all'Ed Sullivan Show e un'altra alla Carnegie Hall. E non sono molti gli artisti italiani che possono vantare foto del genere. Vorrei chiedere a Milena Vukotic, che ha lavorato La mia splendida sorellina. È stata, prendi il microfono, Milena. La mia splendida sorellina è stata
Pensi che ha interpretato il ruolo di tua sorella in Gian Burrasca, devo dire. Il tremendo fratellino in Gian Burrasca, lei. Ma io penso che Rita sia veramente una personalità di cantante rara, perché saltare da Gian Burrasca a Led Sullivan Show, dove è stata per ben sei volte, se non sbaglio, è una cosa veramente non di tutti. Oltretutto, poi so che è stata anche ospitata al Carnegie Hall, che è il tempio della musica classica, per cui è una cosa veramente eccezionale essere in un posto così importante, essendo una cantante di musica leggera. Una cantante italiana. Dato che c'è il tuo maestro, Sergio Cipriani. Facciamo un... Perché non ricordiamo questi grandi successi? Facciamo un salto indietro. Quindi fai! Senti, ci facciamo un salto. Ci facciamo un salto indietro. Tirate la mano. Allora, partiamo con uno grintoso di quelli che vanno... Anche perché questo qui si è servito a qualcun altro, Sulla falsa riga di questa canzone se n'è creata un'altra. Adesso vediamo un po' se ne... Lasciandomi a guardare, che rabbia mi fa, ciu 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 da, ciu 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 da, ciu ciu ciu, e datemi un martello, che cosa ne vuoi fare, wow, per rompere il telefono, adonerò, perché sì, fra pochi minuti, mi chiamerà la mamma, il papà mi sta per tornare, a casa devo andare. Uffa! Che voglia ne ho, ananana, che voglia ne ho, ananana, che voglia ne ho, a cicco, 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 a cicco. Romantica! Come te non c'è nessuno. Tu sei l'unico al mondo, lo dedichiamo a Giuliola e al suo spettacolo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Amore, dimmi, che cosa mai posso fare per te? I pensieri dividi con me, io ti voglio aiutare. Amore, amo, come te non c'è nessuno, nessuno, nessuno. Io la chiamo
E io chiamo questa canzone il passaporto per il mio mondo. Diciamo che è il mio marchio di fabbrica. E inizia con... Non ha ancora bisogno di pacemaker, il suo battito regolare è tranquillo. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. E per te pace, no, no, non c'è. Sto vivendo con te, i miei primi tormenti, le mie prime felicità. Grazie Arianna, leggerissima, la può usare anche un bambino, eppure vi garantisce immagini di alta qualità. Ha 24 pose, il flash incorporato, e quando le avrete esaurite non dovete fare altro che portarla al vostro negoziante, che vi darà in cambio 24 splendide fotografie. Monouso, capito che significa? Significa che si usa una volta sola, e la cosa stupenda è che costa poco più di un rullino. Quindi ricordatevi, Fuji, una macchina fotografica da tenere sempre in tasca. Grazie, Arianna. Canti sempre meglio. Allora, grazie. Sempre meglio. Il Festival degli Sconosciuti, io vorrei parlare un attimo di questa manifestazione che dà impulso allo spettacolo in Italia. Dunque, il Festival Sconosciuti è una cosa grande che lui ha iniziato, lui è stato creatore. E da qualche anno, prima ufficiosamente, adesso invece in forma ufficiale, ne ho preso le redini come direzione artistica. Quest'anno è stato il mio primo impatto. Devo dire che sono stata felicissima perché sono venute fuori delle cose interessanti. E due ragazzi che questa sera vorrei presentarti, perché questa fa parte della mia nuova attività, una delle tante che ho. Io scrivo canzoni, scrivo libri, e questa di scoprire... Anche libri, questo sì, sto scrivendo un libro. È quella di trovare i nuovi talenti. Questi due ragazzi si chiamano The Lyric Brothers. Lyric perché quello che loro propongono è un genere che va, un genere cantato veramente, però con una forma molto, molto moderna. Cioè, gettando un occhietto alla gioventù e l'altro occhietto invece alle persone che amano questa musica. Alla tradizione. Devo dire che Ariccia mi è molto utile, mi è molto grande, sono molto grata ad Ariccia. Questa sera ho qui con me il sindaco Franco De Angelis, l'assessore Giuliani. Franco Giuliani. Il vice sindaco. E poi il vice sindaco Carlo Staccheri. Devo dire, mi aiutano tantissimo durante... Che cosa significa per la vostra cittadina questo festival così importante? Intanto la consapevolezza che Ariccia è un comune magico, visto che abbiamo portato fortuna a tanti giovani che poi sono entrati a far parte della storia dello spettacolo internazionale. Per il futuro, non appena ad Ariccia c'è uno dei più bei palazzi che ci siano in Italia e si chiama Palazzo Chigi. Non appena i lavori di restauro di questo palazzo saranno terminati, la speranza che Ariccia continui ad essere il punto di riferimento di tutti i giovani che vogliano trovare ad Ariccia la loro affermazione nel campo dell'arte e dello spettacolo. Beh, se posso dire... Ti presento questi due
sì, vorremmo proprio sentire. Posso dare un piccolo contributo? Io spero che cantino questi ragazzi, certo. Perché io sono stato ad Ariccia proprio quest'anno. Quest'anno hai potuto sentirli premio. Allora, The Lyric Brothers, in realtà si chiamano canta. Matteo e Lucio Schiavoni. Cantano. Cantano. Ah, ecco. Sono straordinari. Sono di... Sono dei ragazzi di Salerno, sì. Si chiamano Schiavone, Matteo e Luciano, però sono stati soprannominati a Las Vegas, dove hanno cantato subito dopo Ariccia, The Lyric Brothers. No, io pensavo ad una presentazione senza le seconde, sarebbe stato un peccato, perché cantano benissimo, sono bravissimi. Quasi quasi mi mettesse a chiagnere questa felicità, ma io vedo l'unio vero che sono tornata a Napoli, e io vedo che sto qua, e io tremo stavo ancora in castrazione quando accendi sei prima dormire. Lindo viene bacando un par de occhi dos negros, cielito lindo de contrabando, y ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, o será del salari, cielito lindo que a mí me toca. Alegre cielito lindos los corazones. Ay, 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 cantar mejores, porque cantando si alegre cielito lindos los corazones. Sono orgogliosa
impazzito per loro. Sì. Bene, adesso è il momento di giocare con Tele Monte Carlo. Spedire una cartolina domani mattina al più tardi a Tele Monte Carlo, festa di compleanno. Casella postale 12104 00136 Roma Bel Sito. Vi ricordo di scrivere il numero fortunato che apparirà da questo momento in poi in sovrimpressione. Mi raccomando, state attenti, non ve lo fate sfuggire e ricordatevi di mettere anche il vostro nome, indirizzo, la vostra data di nascita. Non so se ve l'ho detto di mettere anche la data della trasmissione di oggi, non l'avevo detto. Adesso ve lo dico e ricordatevi che solo così potrete partecipare all'estrazione di premi straordinari alla fine di ogni mese. Mentre alla fine di questa serie di feste di compleanno ci sarà l'estrazione finale con un premio di grande valore. Wow, oh, 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 attenti al lupo, wow, oh, 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 è l'arciliuto, wow, oh, oh, oh. Attenti al numero, giocate! Sì, Maragia! Grazie, Maragia! A tra poco! Festa di compleanno vi è offerta da Fujicolor Super HG. Mordi e Fuji. Rita, adesso tu dovresti sentire i tuoi amici parlare dei tuoi difetti. Ma io che sono tanti. Che sono tanti? Sì, sì, sono tantissimi. Ma sai a chi lo voglio chiedere un difetto tuo? Dimmi. A tuo figlio, ad Alex. Ad Buonasera, Alex. Alex, ciao. Perché buonasera. I tuoi amici credo che, insomma, qui c'è Cipriani, Ruspo. Io li ho visti, Luciano, mentre tu cantavi erano... sono completamente soggiogati dalla tua personalità, mentre tuo figlio scommetto di no, vediamo. No, io devo dire la verità, cioè come nel mondo dello spettacolo mia mamma è sicuramente una grossissima professionista, io sono il primo oggettivamente ad ammetterlo, lavorando già nel mondo dello spettacolo da qualche anno. Beh, metti le mani avanti, però adesso ecco, dai, tira fuori. Adesso arriviamo alla parte magari un pochino più, alla pendure fort. No, l'unica cosa è che oggettivamente parlando, in casa Merck Ricordi, in casa Pavone, non si mangia. Come non si mangia? Cioè si mangia bene e mai. Ma tu come sei venuto su, no, scusa? No, ti spiego. Cioè, le esigenze dello spettacolo molto spesso impongono a tutti i personaggi appunto che lavorano in questo ambiente di fare delle diete molto prolungate, no? E si dà il caso che appunto mia mamma c'è la sua, cioè lei non accetta le mezze misure e praticamente lei non mangia. E allora neanche voi? No, noi torniamo a casa, che ne so, io mi ricordo i tempi del liceo drammatici, proprio una cosa assurda. Proprio arrivavamo a casa dopo un esame stremati, cose pazzesche, non c'era niente da mangiare. Poi magari allora noi ricorrevamo alle scatolette, ai surgelati, ma non vedete quante porcherie mangiate? Cioè, vabbè, poi sì, arriva magari un giornalista, preparo io da mangiare, povero lui, mi chiedo io. Poi arriva di tutto, timballi, pasta asciutta, insetto, otto salse, cose pazzesche. E insomma, questo solamente in quell'occasione. Poi ci dicono magari questi giornalisti, ma voi avete veramente una fortuna a mangiare tutti i giorni in questo modo. Solo per i giornalisti. Ecco, solo così. Come mai è così bravo a parlare, dottore? Per il resto... canta, scrive i libri, scrive le canzoni, insomma, non può. Per il resto cucinare, mia mamma è un grossissimo animale da palcoscenico, io sono il primo ad ammetterlo, non come figlio, ma come ammiratore. Grazie Alex. Adesso c'è una... molto bravo. Amico. Cosa fa lui? Cosa fa lui? Il presentatore. Adesso fa il presentatore alla Radio Televisione Svizzera. Ha fatto un provino anche per la Rai. E... allora, figlio d'arte, che lui prosegue nel mondo dello spettacolo. Bene, auguri Alex. Grazie. Auguri. Adesso c'è un vostro carissimo amico, un artista che sono sicura vi farà un enorme piacere incontrare, ed è Lelio Luttazzi. Lelio. Dai che perdiamo tempo con questa roba di applausi, perdiamo tempo. Io volevo dire tante cose, naturalmente farei l'alba e non si può. In questa occasione proprio voglio dire qualche cosa, me la fate dire, insomma, in poche parole.
Rita, per un attimo mi permetti di rivolgermi, era inevitabile del resto dell'aspettare che mi rivolgessi a te, ti faccio tanti auguri, ma mi devo rivolgere a tuo marito perché tu sai anche perché. Allora, questo qui, conosciuto sotto il nome di Teddy Reno, che è un nome falso perché il suo vero nome è Ferruccio, ricordi? Merck, ricordi. Anzi, Merck von Merkenstein sarebbe in origine, perché io sai che io c'ho un von in mezzo. Oh, questo signore, questo barone von Merkenstein nel 48 mi ha incontrato a Trieste, mi ha preso su, mi ha portato a Milano, ha aperto una casa dischi che ha chiamato CGD, mi ha messo una bacchetta ideale in mano e mi ha fatto diventare direttore d'orchestra nel lasso di 48 ore. Dopodiché è iniziata la mia carriera e ancora oggi sto dicendo, a parte che vediamo la carriera se è andata bene o male, ma questo non ha importanza, allora se non c'era lui, io mi chiedo, ma io sarei mai, mi sarei spostato? Ma pensa quello che hai detto. Ma mi sarei spostato da Trieste, ma davvero, ma guarda là. Non pensavo che dicesse una cosa. Ma no, ma ti giuro, io non avevo i soldi per andare a Milano, a stabilirmi a Milano e a cominciare la carriera. Stando con lui invece, ho fatto tanti arrangiamenti, abbiamo fatto centinaia di dischi insieme. Ci fate sentire qualcosa? Eh? Ci fate sentire qualcosa? Sì, perché ho pensato che dato l'occasione, come regalo a te lo facciamo insieme. Benissimo. Facciamo un night and day improvvisato con il mio compagno Teddy Reno, come facevo quasi mezzo secolo fa. Oh, tra l'altro night and day... Devo dire che Night and Day e di Cole Porter, che è tornata di moda con ultimamente con un famoso disco attuale, diciamo, Night and Day, Sinatra, eccetera, e la canzone è Night and Day, una delle più belle di Cole Porter. Night and Day, you are the one. Only you near the moon and under the sun, whether near to me or far, makes no difference, darling. Wherever you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom and the silence of my lonely room, I think of you night and day. Burning inside of me, and it's torment, won't be true till you let me spend my life making love to you day and night. Burning inside of me, and it's torment, won't be true till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, day and night. Io voglio restituire la gentilezza cantando, anzi parlo in 3T perché ci capiamo meglio, no, in 3T. La canzone che ti mi accompagnavi sempre, però fatta in una maniera che non se ti ricordi nemmeno, una canzone tua nella maniera fatta dal duo famoso Reno Luttazzi anni 50. Lo sapevo, eccolo, questa roba qui. Lo sapevo. Grazie. Ecco. Ah, con loro. Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando Jolson canticchiava Frank Sinatra era un bambino. Scusa, stop, prendiamo la tonalità. Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando Jolson canticchiava Frank Sinatra era un bambino, quando Gershwin razzodiava tutto in blu.
sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei negri, piantatori di cotone e bagnati a quadrettini con il sigaro e il bastone. Quando sei più grande re del varietà, spavordiva per la tua modernità. Charleston, Dixieland, gare di baguette, e dietro ai separè, che folli te da te. Dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'aver trovato la formula della felicità. Vecchia me, mentre invece Frank Sinatra, che era appena poco più che adolescente, già cantava la canzone Dream When You're Feeling Blue, dedicato alla cinquantina. Dream dedicato alla pavone. Quando Gershwin rapsodiava tutto in blu. Vecchia America dei negri piantatori di cotone. Sembrava d'aver ritrovato la formula della felicità. Vecchia America e ridolini che facevano divertire tanti che i piccini. America dei baffi avano giù, sei rimasto un bel ricordo e nulla più. Sei rimasto un bel ricordo e nulla più. Sei rimasto un bel ricordo e nulla più. A te, ma devo dirti che è una canzone prediletta anche dal sindaco di Ariccia, Franco De Angelis. Ah, bene. Hola. Grazie a te, è stato veramente un grande show, ti ringraziamo. Sì, sì, Maragia. Ti sento forte e chiaro, Maragia. Maragia. Obesità. Oh, grazie, Maragia. Donna ricca di sorprese, perché adesso ha cominciato a scrivere le proprie canzoni, non soltanto a cantarle, scrivere sì, prima adesso, i testi, poi la musica. La musica, adesso uscirà un LP e c'è un'evoluzione, insomma c'è la ricerca di aprire questo lavoro, che è un lavoro ogni giorno, che è una sorpresa nuova, un lavoro che ti stimola. Per esempio, questa sera sono qui con un amico, vorrei cantare una canzone che ho fatto in collaborazione con lui. Lui ha fatto un LP molto carino, e dove ci sono tanti cantanti, c'è Milva, c'è la Zanicchi, Steve Vartan, e una canzone la facciamo insieme, e visto che stasera stiamo qui, è la prima volta che lavoriamo insieme, con Cristiano Malgioglio, un pezzo molto carino. Il testo di questo pezzo è un pezzo suo e di Alberto Bevilacqua, di Roberto Carlos la musica, e si chiama Ex Innamorati. Vi ascoltiamo, Ex Innamorati, Rita Pavone con Cristiano Malgioglio. Thank you.
ma che bellezza averti un'altra volta qui. È una sottile tua finzione, non regge più di così. Perché insisti a riamarmi tu? Se ciò che manca è la tenerezza, che adesso non c'è più. E le tue storie che non riesco a sopportare. E questa stanza non è un tram per cuori passionali. L'amore è grande quando i sogni vanno in riva al mare. Ma stavo male per sopravvivere di te. Oggi tu mi disprezzi, ieri mille carezze. Oggi sono solo tristezza, ieri ero la tua allegria. Ma sono stata la tua vita. Oggi, oggi neanche nostalgia. Ieri animali sbranati, e oggi siamo ex innamorati. Sono stato il tuo futuro, la tua emozione preferita, persino il sogno più bello. E oggi una storia dimenticata. Ieri dormivi tra le mie braccia. Gli animali sbranati, e oggi ex innamorati. Grazie. 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 Devo dire una cosa, io quando canto quella parola mi emoziono sempre, perché io sono un suo fan di quelli scatenati, adoro, amo moltissimo lei. In questo mio disco, come dicevo, ho cantato con Milva, che è anche una grandissima artista, la Zanicchi, Vartan, Amalia Rodriguez, ma quando è entrata lei in sala di incisione per cantare con me, la gola mi si è completamente bloccata, anzi la voce. Adesso, anche adesso sei emozionato. Anche adesso, perché io l'amo Cristiano talmente tanto, perché è grande, veramente grazie, grande, grazie. Grazie. Questo vale anche per Cigliola. Grazie. E per il regalo per te, Rita, è un cronografo Maserati. Oh, stupendo. La festa di compleanno ti regala con l'augurio che segni per te ancora tanti, tanti successi. Grazie mille, grazie mille. Thank you.
Fuji Color Super HG. Mordi e fuji. Vi ha offerto